Oltre a gestire l'emergenza sanitaria per la salute dei cittadini, stiamo lavorando per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché la battaglia continua. Con ANCI Marche e Regione Marche, nella fase 2, insieme. 1. Ripartiamo. Uscire dalla quarantena e tornare al lavoro è un diritto e una necessità per tutti. Insieme con i sindacati, associazioni di categoria, governo e comuni, costruiamo un patto per la sicurezza con formazione del personale, sanificazione dei locali, regole chiare e visibili a tutti. 2. Ci tuteliamo. Nella fase 2 dovremo essere tutti ancora più attenti, imparare a usare nuovi dispositivi e rispettare altre regole di comportamento. In azienda, in fabbrica, nei laboratori, nei negozi, nei mezzi pubblici, gel e guanti. Termoscanna e non si entra con più di 37 gradi e mezzo di febbre. Barriere parafiato negli uffici. Calzari. Ingressi su appuntamento. Distanziamento fisico. No agli assembramenti. Trasporti. Rispettando le distanze sui mezzi pubblici. E in auto, massimo 2 persone. La fase 2 sarà un momento ancor più delicato della fase 1 e non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora per sconfiggere il virus. Dobbiamo comportarci responsabilmente, ovunque. Quindi, usa sempre la mascherina. Portala con te anche quando cammini per strada. Metti i guanti quando serve. Usa il gel igienizzante. Continua a lavarti le mani spesso e rispetta la distanza di sicurezza. È fondamentale. 3. Ci prendiamo cura. Per rendere possibili e attuabili questi comportamenti, ci impegniamo ogni giorno. Garantiamo la sicurezza nei luoghi pubblici e nei trasporti. Aiutiamo le famiglie. Agevoliamo lo smart working. Ma dobbiamo anche vigilare sull'applicazione delle norme. Saranno quindi emanate regole chiare e i controlli saranno frequenti per verificare che tutti siano in sicurezza. La battaglia continua. Ce la faremo se ci comporteremo tutti responsabilmente. Grazie.